15:41, iniziamo questa seconda parte della puntata di oggi di Picnic, un dialogo tra le generazioni con un'intervista. Abbiamo il piacere di avere in videocollegamento con noi Luigi Porrà, che è segretario nazionale di Cordown Onlus, il coordinamento nazionale associazioni delle persone con sindrome di Down. Buongiorno e benvenuto a Picnic. Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato. Grazie mille a voi per aver accettato questo invito e iniziamo subito appunto la nostra intervista, perché domani, come alcuni di voi sapranno, giovedì 21 marzo sarà la giornata mondiale sulla sindrome di Down e Cordown appunto ha lanciato una campagna di sensibilizzazione internazionale intitolata Assume That I Can, che in italiano potremmo un po' tradurre con un parti dal presupposto che io possa farcela. Come è nata l'idea di questa campagna e qual è il suo obiettivo? Allora, la campagna di quest'anno teniamo presente che la giornata mondiale è un appuntamento internazionale che è stabilito ufficialmente da una risoluzione dell'ONU e nasce per diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza sulla sindrome di Down e soprattutto per cercare di creare una nuova cultura della diversità e per promuovere il rispetto e l'inclusione nella società di tutte le persone con la sindrome di Down. La data del 21 marzo non è casuale, infatti la sindrome di Down, è detta anche trisomia 21, è caratterizzata, come sappiamo, dalla presenza di un cromosoma in più, 3 invece di 2, quindi questo 21-3, diciamo, è stato scelto come data proprio per richiamare la trisomia. Ogni anno l'Associazione Mondiale, l'ISI, sceglie un tema in occasione della giornata mondiale. Il tema di quest'anno è stata la lotta ai pregiudizi. Cordown ogni anno realizza una campagna di sensibilizzazione con dei video fatti anche in collaborazione con altre associazioni mondiali. L'idea di quest'anno nasce da un intervento che va fatto proprio in occasione di una giornata mondiale, mi sembra che fosse quella del 2019, una ragazza con la sindrome di Down, Marta Sodano, la quale per l'appunto aveva proprio voluto mettere in evidenza come se nei confronti delle persone con sindrome di Down si parte con un pregiudizio, un preconcetto che la persona non possa fare una determinata cosa, quella cosa non viene fatta. E quindi conseguentemente la persona con la sindrome di Down non la può imparare. Quindi la campagna di quest'anno proprio vuole ribaltare questa prospettiva. Dopo, non so, immagino che l'abbiate vista, anche perché ha dei numeri di visualizzazioni a dir poco impressionanti. Adesso io non ho i numeri alla data di oggi, ma alla data dell'altro ieri, quindi a 3 giorni dall'uscita della campagna. Avevamo già avuto 100 milioni di visualizzazioni. Il video proprio mostra come questa ragazza con la sindrome di Down non le diano da bere un cocktail alcolico perché pensano che lei non lo possa bere e quindi lei non lo beve e così via. Non impara Shakespeare, non impara a dare colpi più forte, diciamo, facendo pugilato e così via. E invece la seconda parte del video dimostra che se il barista o l'istruttore di boxe o l'insegnante gli dà il cocktail alcolico, gli insegna Shakespeare o gli insegna a colpire più forte facendo boxe, la persona con la sindrome di Down è assolutamente capace di farlo. Quindi il messaggio è quello, non pensare che io non possa fare una cosa perché se tu pensi così, io sicuramente non la farò perché non mi viene insegnata. Certo, no, è un messaggio molto bello e appunto come diceva lei, in soli 4 giorni è già diventato virale sul web questo video con oltre 100 milioni di visualizzazioni e voi nel tempo avete creato diversi video di sensibilizzazione, penso appunto a The Iron Chain, quindi questo video appunto che parla della catena dell'assunzione, quindi che se si dà la possibilità, se si fa il primo passo, si dà un buon esempio, effettivamente le altre persone possono prendere ispirazione o anche Not Special La Needs. campagna, quella che appena lei citato, che è di 3 anni fa, non è stata, cioè ha avuto anche dei risultati pratici. Noi non è che facciamo la campagna giusto perché vogliamo metterci in mostra o fare, voglio dire,
un video che abbia 100 milioni di visualizzazioni. Proprio la finalità è quella di avere poi dei risultati pratici conseguenti a questa sensibilizzazione che noi portiamo avanti. La campagna di Alien Chain ha avuto dei seguiti importantissimi perché in seguito a questa catena virtuosa si sono avuti tantissimi inserimenti lavorativi di ragazzi e di ragazze con la sindrome di Down. Noi siamo stati contattati da tante aziende che hanno visto il video, ci hanno contattato e poi abbiamo stipulato delle convenzioni proprio per consentire l'inserimento lavorativo in varie zone d'Italia, secondo dove queste aziende operano, di ragazzi e ragazze aderenti sia alle associazioni che aderiscono a Cordown, perché Cordown raggruppa più o meno una sessantina di associazioni sparse un po' in tutto il territorio nazionale, ma laddove un'azienda ci offre una possibilità di un inserimento lavorativo e noi non abbiamo una nostra associazione sul territorio, contattiamo eventuali altre associazioni non aderenti alla rete di Cordown e diciamo, facciamo un po' da tramite proprio perché il nostro intento non è quello di farci belli come Cordown, ma è quello invece di far sì che i ragazzi e le ragazze con la sindrome di Down possano trovare un'occupazione. Certo, no, esattamente, volevo proprio chiedere se c'erano stati appunto dei risvolti pratici appunto dopo insomma Assolutamente sì. questi video sicuramente che fanno sensibilizzazione però che appunto hanno una finalità molto importante come appunto quello di Iron Chain e poi tantissimi altri che appunto si possono trovare online su YouTube, su tante piattaforme, quindi se non li avete ancora visti appunto per informazione vi invito ad andare a vederli e anche ovviamente a consultare la pagina di Cordown. Ma io appunto tornerei sul video di quest'anno su questo video Assume That I Can e anche sul discorso che ha fatto appunto Marta Sodano alle Nazioni Unite qualche anno fa. Lei parlava proprio della self-fulfilling prophecy, quindi la profezia che si autoavvera, il fatto che se le persone attorno a noi credono che non possiamo farcela, poi finiamo anche noi per convincerci di questa cosa. Quanto è importante per tutte le persone, forse ancora di più per i ragazzi e le ragazze giovani che hanno appunto tutta una vita davanti, essere il più indipendenti possibili, essere anche circondati proprio da persone e da una società che crede in loro e nelle loro potenzialità. È fondamentale, chiaramente, è fondamentale perché abbiamo ormai tantissimi esempi di ragazzi e ragazze con la sindrome di Down che, avendo raggiunto dei buoni livelli di indipendenza, di autonomia, chiaramente tutte queste cose vanno coltivate sin da quando sono piccoli, ma una volta che appunto raggiungono questi buoni livelli di autonomia, sono assolutamente in grado di fare qualunque cosa, tutte le cose che fanno, diciamo, le persone senza la trisomia 21, quindi possono lavorare, possono avere un'abitazione propria, possono avere un compagno o una compagna, hanno diritto ad avere una vita affettiva e questo è stato, diciamo, l'oggetto della campagna di sensibilizzazione di 2 anni fa, che puntava proprio a un argomento, potrei dire anche delicato e quasi tabù, ma noi abbiamo sostenuto a gran voce il pieno diritto delle persone con sindrome di Down ad avere una vita affettiva, senza che pregiudizi, preconcetti, paure, soprattutto diciamo qua più in ambito familiare che non nell'ambito diciamo esterno alla famiglia, gli impediscano di averlo. E quindi sicuramente i risultati che si raggiungono attraverso quest'opera di sensibilizzazione che Cordown fa ogni anno in occasione della giornata mondiale, che poi non è che la facciamo giusto il 21 marzo e poi ci fermiamo là, no? Il 21 marzo noi partiamo e portiamo avanti tutto l'argomento, senza chiaramente dimenticarci quelli precedenti, per tutto l'anno, tant'è vero che poi a ottobre, la seconda domenica di ottobre, si celebra in Italia la giornata delle persone con la sindrome di Down e il tema della giornata nazionale è esattamente lo stesso della giornata mondiale, quindi ce lo portiamo avanti sino a ottobre e poi cerchiamo anche di concretizzare questa nostra sensibilizzazione. Certo, e per conoscere meglio anche appunto la vostra associazione, quando è nata, come è nata e appunto come sostenete attivamente le persone nel lavoro, nello sport, nel coltivare l'autonomia, insomma, da tanti punti di vista diversi. Allora, Cordown diciamo che è attivo ufficiosamente dal 1987, quando un gruppo di associazioni organizzò per la prima volta la giornata nazionale delle persone con la sindrome di Down.
Poi è stato costituito dapprima sotto forma di comitato nel 2003 e poi nel 2005 si è costituito come associazione. Come dicevo prima, riuniamo attualmente più o meno una sessantina di associazioni un po' in tutto il territorio nazionale e diciamo che lo scopo fondamentale è quello di attivare per l'appunto azioni di comunicazione sociale per far conoscere le potenzialità delle persone con la sindrome di Down, per sfatare pregiudizi, preconcetti, luoghi comuni che purtroppo ancora oggi investono le persone con la sindrome di Down, per favorire la loro inclusione nella scuola, nel lavoro, nello sport, e poi anche per fare rete tra associazioni, quindi condividere esperienze, individuare strategie comuni rispetto a problemi politici condivisi, tenendo conto che Core Down rappresenta l'organismo ufficiale di confronto con tutte le istituzioni per quanto riguarda le questioni e i diritti delle persone con la sindrome di Down. Poi, chiaramente, lei mi chiede cosa facciamo in pratica. Teniamo conto che Core Down è un'associazione di associazioni, quindi noi ci rapportiamo indirettamente con le persone con la sindrome di Down, noi raggruppiamo le associazioni, però chiaramente tutto quello che noi mettiamo in campo con le nostre, ahimè, risorse limitatissime, perché noi non abbiamo contributi, non riceviamo sponsorizzazioni, viviamo di quote sociali, poi diciamo, donazioni che possiamo ricevere qua e là. Però tutte le attività che noi organizziamo intorno alla campagna sulla vita affettiva, noi 2 anni fa, faticosamente, da un punto di vista proprio strettamente finanziario, abbiamo organizzato dei corsi di formazione per i ragazzi, per le famiglie e per gli operatori delle associazioni, proprio allo scopo di fare informazione su un argomento così complicato. Abbiamo fatto tantissimi incontri online, tra i gruppi separati, abbiamo fatto un bellissimo convegno in presenza a Rimini. E poi un altro secondo convegno a Pisa, l'anno scorso, insomma, a ottobre, settembre-ottobre del 2023. Quindi, diciamo, noi cerchiamo di anche mettere in pratica direttamente, però fondamentalmente noi cerchiamo di formare le associazioni che fanno parte della nostra. Certo, e appunto vi ricordo che domani, il 21 di marzo, sarà quindi il World Down Syndrome Day, quindi la giornata mondiale sulla sindrome di Down, e appunto, come sottolineava lei, è sicuramente una giornata importante, ma non bisogna limitarsi solo alla giornata di domani. Voi avete anche lanciato una call to action, quindi proprio un invito, un messaggio per coinvolgere insomma l'intera società a in qualche modo essere responsabile di creare una società giusta che escluda la discriminazione. Come possiamo noi nel nostro piccolo tutti i giorni portare avanti questo messaggio che voi come associazione Core Down vi occupate di trasmettere da tempo? Beh, io penso che voi che fate informazione potete aiutare la nostra causa, chiamiamola così, anche attraverso un uso corretto del linguaggio, per esempio, perché anche le parole spesso e volentieri creano barriere, creano pregiudizi e quindi laddove senti parlare di Down malati, in realtà la sindrome Down non è una patologia, ma è una condizione genetica di persone ritardate mentali. Cioè, bisogna lavorare moltissimo anche sotto questo profilo. E voi, appunto, che fate informazione, da questo punto di vista potete sicuramente esserci d'aiuto. Certo, noi ne parliamo spesso di questo, del fatto che utilizzare le parole giuste sia importante proprio perché il linguaggio è il primo modo che abbiamo per esprimerci e per far passare un messaggio, quindi Ed è proprio il linguaggio che sicuramente. poi crea i pregiudizi e i luoghi comuni nei confronti, non soltanto voglio dire poi delle persone con la sindrome di Down, ma nei confronti della disabilità in generale. Poi le persone con la sindrome di Down ovviamente subiscono forse maggiormente per via del fatto che hanno dei tratti somatici che li rendono riconoscibili immediatamente e quindi a questo punto diciamo se ci sono dei preconcetti
vengono fuori immediatamente e direttamente. Pensando tra l'altro che, a parte ovvio dell'aspetto di magari dei familiari che li subiscono in seconda battuta, ma li vivono quotidianamente, ma pensando che i nostri ragazzi non siano in grado di percepire questa situazione, invece la percepiscono perfettamente, quindi è sbagliato due volte. Certo, no, anzi ringrazio tantissimo voi come associazione per aver appunto portato questo messaggio e anche lei per aver fatto questa importante riflessione sul linguaggio, perché è sempre necessario e importante soffermarci anche su come parliamo. Alla fine le parole sono il primo mezzo che possiamo utilizzare. Io ringrazio tantissimo l'associazione Cordown e appunto Luigi Porrà, il segretario nazionale, per avercene parlato e insomma per aver fatto anche attraverso la radio e la TV sensibilizzazione su questo tema molto importante. Grazie per l'intervista. Grazie a voi per lo spazio. Arrivederci, buon lavoro. Grazie mille. E io ne approfitto anche per salutare voi, anche perché sono le 15:57, quindi è arrivato il momento di salutarci. Buon pomeriggio e Picnic ritorna domani, sempre dalle 15 alle 16. Ciao a tutti.